Monsignor Nosiglia, lei lo ha sottolineato, l'Europa è stata unita in tanti secoli anche dai pellegrinaggi, che vuol dire cultura, vuol dire dialogo fra popoli. Certo, la Via Romea famosa, no? Partivano dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Francia, andavano a Roma. Sono momenti forti in cui i popoli europei hanno riscoperto l'unità proprio attraverso l'interscambio. Ecco. In fondo tutti questi pellegrini venivano accolti e portavano anche la loro cultura, la loro esperienza. Penso che il pellegrinaggio alla Sindone possa essere compreso anche modernamente come uno strumento per unire i diversi popoli dell'Europa, che sono uniti in un certo senso dal punto di vista economico, finanziario. La comunità europea, insomma, ha dato questo spirito di unità, anche se adesso è in forte crisi, come sappiamo. Ma quello che è il rischio è che questa unità non sia supportata da un'unità spirituale, morale, e etica, diciamo così, e culturale, che è poi l'anima, insomma, anche di quella che può essere un'unità economica o semplicemente finanziaria, perché non dobbiamo fare dell'Europa un insieme di popoli che trovano solo nel mercato la possibilità di coagularsi, perché abbiamo visto che questo conduce a una crisi enorme come stiamo vivendo. Bisogna riscoprire l'anima, le radici profonde del nostro continente, non dimenticando che l'Europa proprio da queste radici ha tratto la forza di essere poi un paradigma, un esempio per tutto il mondo, possiamo dire, attratto dalla cultura europea e dalla tradizione, ecco, dei nostri popoli europei, la forza anche poi di camminare con le sue gambe, ma ha ricevuto moltissimo. E adesso si trova il rimorchio all'Europa anche del mondo, perché non mette più alla base, ecco, questo tipo di discorso. Quindi, se vogliamo dirlo in termini molto reali e concreti, la cosiddetta ripresa o crescita anche economica, sociale del nostro continente partirà nella misura in cui si riscopriranno queste radici. E sono contento che, parlando anche qui con i responsabili, qui siamo in Francia, una nazione, diciamo, anche molto laica dal punto di vista così sociale, no? Però tutti sottolineavano questo aspetto importante, fondamentale, e anche dal punto di vista proprio sociale, politico, culturale. Io penso che questa ostensione della Sindone in un momento come questo che stiamo vivendo è veramente un segno di speranza, non solo per il nostro paese, ma per l'intera Europa in modo particolare. E noi vogliamo sottolineare questo attraverso anche un grande raduno che speriamo di poter fare con i giovani europei quando viene il Papa Francesco. Vogliamo dare questa impronta anche europea all'ostensione, proprio perché riteniamo che sia un momento particolarmente difficile, ma anche carico di grande speranza se si riparte dalle radici che hanno reso l'Europa veramente il continente che ha illuminato la civiltà di tutto il mondo.